L'associazione Telefono Donna presenta Letti per voi. Buona lettura! Abbiamo il piacere di dare qualche informazione e di raccontare anche quali sono i libri che abbiamo particolarmente amato e apprezzato. Il libro di oggi è intitolato La disciplina di Penelope di Gianrico Carofiglio e con l'edizione Mondadori. Penso che quasi tutti o tutti conosciamo Carofiglio da tempo, prima come magistrato, poi come uomo politico, adesso scrittore molto apprezzato e seguito. Il suo ultimo libro, appunto La disciplina di Penelope, ci porta come protagonista una donna, ben diversa dai personaggi che abbiamo incontrato sempre, come l'avvocato Guerrieri e il maresciallo Fenoglio. E anche l'ambiente non è Bari, ma come negli altri romanzi, ma Milano. Chi è Penelope? Di lei si sa poco. Era un pubblico ministero, ma non si sa per quale motivo, probabilmente una situazione molto grave che ha vissuto, ha perso il lavoro e vacilla tra mille difficoltà. Vive in modo sbagliato, ma va avanti, una donna dura e fragile allo stesso tempo. Ad un tratto, dietro richiesta di un amico cronista di Nera, si trova alle prese con un omicidio irrisolto, dove al presunto colpevole si dà l'archiviazione, ma non sono stati cancellati i sospetti su di lui per la morte della moglie. Penelope, all'inizio titubante, accetta l'indagine, che si snoda tra le vie di Milano, nuove conoscenze, rivede la sua vita passata, tanti ricordi, tante cose buone, tante cose che le hanno veramente fatta rendere più fragile di quanto non lo fosse prima. Il libro procede con scioltezza, più scarso di molti altri di Carofiglio. Siamo abituati a 200-250 pagine negli altri romanzi, però è piacevole, con la curiosità di leggere altre storie con Penelope come personaggio, per conoscerlo meglio tra luci ed ombre. Quindi speriamo che ci sia qualche seguito, sempre con questa protagonista che è comunque una donna molto amabile. Il libro è stato presentato da Telefono Donna, l'associazione di Cuneo, che si trova in via Carlo Emanuele 34, ha come numero di telefono 63 15 15 ed è aperto 4 giorni alla settimana, il giovedì e il venerdì dalle 9 alle 12, il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18:30. Siamo comunque disponibili a ricevere le donne anche in altri momenti, se non possono venire da noi nei giorni in cui siamo aperti, prendere un appuntamento ed essere comunque accolta dalle volontarie. Siamo a Cuneo da tanto tempo e ci siamo sempre occupati delle donne vittime di violenza, di donne che vivono delle situazioni molto pesanti in casa o anche sul lavoro, e specialmente in questi mesi così pesanti per tutti, la situazione di molte donne dal punto di vista domestico, dal punto di vista economico, dal punto di vista lavorativo è peggiorato tanto. Quindi siamo disponibili sempre, ci sono i nostri referenti, psicologi, medici, legali, che ci aiutano a supportare le donne che hanno bisogno di supporto. E a risentirci. Avete ascoltato Letti per voi, a cura di Telefono Donna.